un portiere esperto come Vieri. E i timori del numero uno interista dovevano trovare conferma poco dopo, quando su tocco di Greatti Riva faceva centro. È stato... secondo gol, frutto di un bel lancio di Greatti sul quale Riva irrompeva di forza, anticipando l'uscita di Vieri. In sostanza il 2-0 sino a questo momento non faceva una grinza, se non... ...per il gruppo 6 delle qualificazioni alla fase finale degli europei del 1968. L'Italia guidata da Ferroni. E al 59esimo rombo di tuono va a segno altre due volte. La strada sarà veramente tutta in discesa per i 30 mesi più belli della sua luminosa carriera. L'annata del secondo posto rappresenta la prova generale di quanto accadrà nella stagione successiva, quando i rossoblù stravinceranno lo scudetto. Solo a metà aprile a Torino contro i Granata. Il Cagliari dovrà accontentarsi del settimo posto e Gigi di 8 reti in 13 partite. Aveva vinto uno scudetto, ma... prima stagione in rossoblù dell'allenatore che lo aveva fatto esordire in nazionale nel 1964. Ne segna solamente 2 in 8 partite nel secondo anno di Chiappella, dopo le delusioni patite nel mondiale tedesco dell'estate del 74. E chiude la carriera a quota 6 nell'anno della malinconica retrocessione in Serie B.
Va vecchio leone, è ancora lui. Lo scatto, il tiro, la potenza che ne hanno fatto in anni non lontani un cannoniere temuto in tutto il mondo sono doti ancora di prima qualità. Ma chi non c'è è il suo Cagliari, più che mai solitario in fondo alla classifica e per molti già con un piede in Serie B. Oggi il Cagliari ha subito un altro KO al Sant'Elia dal Cesena. Un Cesena tutto estro e movimento, squadra impeccabile nella disposizione di gioco. Del suo discorso l'intramontabile Riva. E proprio Riva, al quarto minuto del secondo tempo, ha centrato il bersaglio alla vecchia maniera, portando in vantaggio il Cagliari. Era un gol atteso e sospirato, e per questo il cannoniere ha scaricato con ampi gesti la sua rabbia per una sorta forse. Il Sant'Elia si infiamma, il peggio sembra passato, ma l'illusione dura pochi minuti, 9. Di una ripresa modestissima la dà Gigi Riva con questo calcio di punizione che sorprende Conti, picchia sul palo, colpisce il portiere e va in angolo. Pensa soltanto a difendersi. Riva colpisce anche il palo, è la terza volta che colpisce legni avversari in queste prime quattro giornate di campionato. Assiste all'attacco, splendida azione personale di Riva e Carmignani blocca. Sul finire del tempo Haller tira. Questi gol sono molto belli. Vediamo il primo, che è quello di Gigi Riva, che è tornato al gol ed è il suo primo in campionato. Un calcio di punizione, uno dei suoi grandi tiri, come pensava anche Carmignani. Se torniamo un attimo indietro, vediamo la posizione di Carmignani, che è proprio sull'estrema destra della porta. Questo ha favorito Riva, che con un pallonetto abbastanza secco ma non violentissimo l'ho colto di sorpresa sfiorando il palo opposto. Un Gigi Riva finalmente in buone condizioni è stato con un gran tiro di sinistro in corsa. Il tempo di rimettere la palla al centro e in questo minuto Riva con un bel tiro da fuori area impegna Cacciatori che devia, non senza una certa fortuna, il pallone proprio contro la traversa. 4-1 il risultato finale con doppietta di Riva. Prese il Cagliari, Radice tocca le corde giuste. Secondo gol per Gigi Riva, match winner a Varese alla 19esima giornata. Guarda più lontano il Cagliari di Radice che col gol segnato da Gigi Riva esce dalla zona triste della classifica. È il primo gol sull'azione del cannoniere dopo il rientro dal lungo infortunio. E la rete che sconfigge il Varese, oggi certo meritevole del pareggio. Riva, lei sta ricominciando in fondo per la terza volta la sua carriera, cioè dopo questa sosta le sta riprendendo ad allenarsi con la serietà, mi diceva Radice, di un ragazzino che comincia a giocare a pallone. Cosa le dà la forza di ricominciare con questa intensità? Diciamo la passione è rimasta, insomma, la cosiddetta nausea. Riva risponde al settimo, aggira Salvatore e calcia fortissimo. Anzolin è ancora incerto.
Simeone decreta il rigore al Cagliari. Trasforma Riva, rilanciando il rosso blu nell'inseguimento alla importante per le sue aspirazioni, ma che non chiarisce ancora i punti oscuri sulla condizione. A 5 punti ci sono il Cagliari dell'eterno Gigi Riva, ma ormai lontano dai fasti dello scudetto. Riva è un Cagliari che in campionato non riesce a trovare il passo giusto. Ma diciamo che anche le cose non è che ci vadano molto bene, come... Arriva su calcio di rigore. Maggio 1971 segna il suo 100° gol, tutti con la maglia del Cagliari. Juventus è seconda a 2 punti. Pesa sulla sua classifica la sconfitta a Cagliari firma. Un Riva che ha ritrovato la strada del gol come ai tempi suoi, ai tempi migliori. E a questo punto, Riva, quali sono le prospettive secondo lei per il Cagliari? Beh, appunto, a Cagliari non serviva tanto battere la Juventus.